Buona Quaresima a tutti, carissimi amici e amiche che seguite Teramo Web. Ieri sera abbiamo iniziato il tempo prezioso della Quaresima, un tempo che ci ricorda il cammino verso la Pasqua, prima ancora di pensare ai sacrifici, ai digiuni, eccetera. Pensiamo che dovendo vivere intensamente il mistero della morte e risurrezione del Signore, abbiamo bisogno di un grande allenamento. E la Pasqua è proprio questo tempo di allenamento dello spirito. Se riusciamo a concederci ogni giorno qualche minuto di pausa, per qualcuno potrà diventare anche mezz'ora, ma qualche minuto, almeno per tutti, di pausa, e cioè di una preghiera personale, la lettura di un piccolo brano della parola di Dio. E sarebbe bello, per esempio, a proposito della parola di Dio, se anche in cucina o nel salotto, sul tavolo, si mettesse la Bibbia, in modo che chiunque, avendone desiderio, curiosità e perché no, anche fede, apra la Bibbia e legga un salmo. Legga qualche versetto. Dico questo con una profonda convinzione e gioia, perché Dio ci parla in tanti modi. La sua parola continua ad essere per noi uno dei mezzi privilegiati di comunicazione. Facciamo la prova e buona Quaresima.